Salve a tutti ragazzuoli da vostro Zettino e qui con me il nostro Mac per continuare l'avventura su Cuphead con i nostri Cuphead e Mugman, detti l'idiota e il savio. Il savio, guarda, il coraggioso soprattutto, perché poteva dirgli a Cuphead, ma gliel'ha detto, ho visto nella cutscene che gli ha detto non far sta minchiata, non è una buona idea, lo tiro, bravo. Non è una buona idea. Abbiamo preso solo due monete. Doveva aggiungerci. Ah, ne ha comprato, coglione. Aggiungerci. Non abbiamo messo le smoke bomb. Ah, questo è il mirtillo, non era dietro il mirtillo? Ah, no, quella là era un fiore. Allora, scusa, vuoi fare il mirtillo? Ormai facciamo il mirtillo. Senza cosa? Senza charmi. Non è problema, siamo troppo forti. Occhio. Ma Perry qua, dove si fanno, scusami? Perry! Perché ce ne sono sempre tre da fare, ho visto. Il Perry, ora non mi ricordo. No, hai il... forse il guanto, non mi ricordo. Forse il guanto, sai. Il che? C'è il guantone. Dopo, nel turno. Ah no, bastardo! Credevo saltassi. Ah no, sono questi! Questi? È vero! Cioè, però mi sono sacrificato. Sono praticamente morti per farlo. Okay, ma abbiamo visto come funziona. Va bene, non importa. Sì, okay. Ho preso un dritto cacchio che neanche il Rocky Marciano. Mettiamo il coso, che è meglio. Mettiamo se proprio crank. No! Così è proprio... lo ha inghiottito. Ok, small combo, che vabbè. Possiamo anche farne a meno, però. Me. It is for the use. Ma sei un mirtillo. For the news. Sei un mirtillo. Dai, cazzo, un mirtillo. Cosa hai detto? È una goccia. Dici che può essere una goccia di... Non è una goccia. Oh mio Dio, che schifo. Sì, è per quello che non mi ci trovo benissimo io. È vero, non avevo mica pensato che fossero punti interrogativi, in effetti. Sono rosa. Sì. No, io non ho questo colpo d'occhio, non ce la faccio. Non riesco... Ah! Rufio! Oh, figlio della merda. Via dall'angolo. È inquietante quando fa quella faccia... No, no! Bastardo! Okay. Di volta! Sono andato lungo. Ok, me ne mancava uno. Sono andato lunghissimo. Mi sta vibrando anche il bucio del culo. Non vorrei dire, ma... Sembra brutto, eh. Ma... No, figurati. No, arrivo! Ho mandato a bacche. No. Giù! Din din! Bello che sono! Si fa din din, anche se... Sono andato in paranoia quando ho smesso. Ho pigiato il cerchio per lasciarlo. Quando non ha saltato... Quando non ha saltato e ha posato la moneta, lì ho perso il cervello. Il fatto che Mugman si beva da solo non mi piace. No, sì, in effetti, quel che è di onanistico. Esatto, cioè. Che non è... Che... Quando si dice ciucciati la cannuccia, non è quello che... Oddio. In questo caso forse però... Però c'è il... Questa fase è facile. Sì, no, questa è facilissima. Cioè, bisogna stare lontano dal centro, perché se stai... lontano dal centro, lontano... Mamma mia, di nuovo, ho rischiato alla grande. Ce la fai? No. Non ci arriviamo. No, ho preso 50 danni per farcela. Sì, infatti. No, bisogna ce ne possiamo spazzolare dei Perry. Ma no, ma io di base me ne spazzolo le balle. Ti ho visto impegnato e ho detto, vabbè, allora... No, perché li ho visti. Allora facciamolo. Detto, vado a fare. Ma per me posso farne anche volentieri. Abbiamo così. Oddio. Ding, ding. Ding, ding. Bim, bim, questo, bom, bom, questo, bim, è già, questo è già un po' meno facile perché comunque è più grosso. Sì, è grosso e poi non è detto che salti... come vuoi. La merda. Oh, l'ho preso. Stavolta l'ho preso. Vieni qua. Poi, porco! In realtà... Arrivo. Oh, no! Okay. Questo in realtà è il più semplice. Cioè, se riesci a schivare al momento giusto non è difficile. Ah, la cosa, ok. Sì, fa due passaggi e un dash. E deve colpire sparare la faccia. Sparare in alto, sparare alla faccia, sì. Ah, ma io c'ho Cesar. È vero, tu c'hai il lazy mode, fa culo, vai, prendi, spacca. Io vorrei capire cos'è sta roba. È uno scudo? No, credo sia... Secondo me è uno scudo. Sì. No! Oh! Sì, è uno scudo che fa danno, come cosa? C'è un gioco che ha questa roba, no? Tutti, credo, più o meno. No, vabbè, dai. Buia. Bella lì, comunque. E quell'arma lì... Che cazzo è? Dai, c'è... C'è un'arma in un roguelike che giochiamo spesso? Che ce l'ha sta roba? C'è uno scudo che fa danno? Sì, è uno scudo che rimane lì e poi prende ogni volta Siro. No, in Circle of Protection.
Sì, però che quando colpisce si svuota un... Ah! Ce l'abbiamo. Eh sì, è May. È Antibird. Ah, in Antibird. È vero, in Antibird. È vero. Cap'è! Guppile è grande. Grazie. Allora, possiamo andare nel coso. Non mi ricordo, a sto punto non mi ricordo più che cazzo è quello. No, non è di qua, dall'altra parte. Ah, no, andiamo al mausoleo, assolutamente al mausoleo. Dovevamo andarci prima. Perché? Perché abbiamo la... ci dà la ex. Ah, ci dà la super minchia, Paolo. Il torbellino della morte. Prima, sì, esatto. E io mi bevo. Perché sei buono. Probabilmente sei buono. Beh, quello sì. Allora, io sinistra, tu destra, vai. Vai. Tutti a te. Bello che lo fa, cioè fanno Sì. Cioè ci sono quelli che fanno poi più avanti ci saranno quelli col cappello con la bombetta, sono bellissimi. Come sono stai? Baffetti e bombetta. Questo è un ottimo livello per fare training di Perry. Sì. C'è da dire che non prendi danno se lo manchi. Ah no? Ci passi attraverso. Cioè, mi piace l'entusiasmo con il quale si muovono in continuazione. Ehi, vedi? Sì, però attento. Ma no, stai tranquillo. Se non prendi danno. No, attento. Eccolo. Perché se toccano vedi quelli con la bombetta. Che bellissimo. Questo è l'anima brontolona. Ho sbagliato un salto. Questa è l'anima britannica, credo. Esatto. No. Ma gli anziani britannici andranno a vedere gli scavi anche loro. Vai a vedere attentati di questi film. No, è il mio canale, Mac. Il mio canale, tranquillo. Mamma mia. Ah, la fattina dell'urna? Sì. È brutta sta cosa. Oddio. Oh, per Bacco. Gosh. Gosh, sì. Ma anche lei è un'aureola fatta cannuccia? Sì. Ah, ok. Grazie per avermi salvato. Ma sei morto, mi sembra. Ma dove sono le mie maniere? Non mi sono neanche intradotta. Che bel neo, la Betty LeBoop. Esatto. Se no... Il calice leggendario, piacere. È il Graal, praticamente. Sto cercando la roba magica e sono stata intrappolata da questi fantasmi. Parlando di magia, accettate questo regalo, potrebbe aiutarvi. Allora, se non leggi, vedi solo quello che fanno. Sono esaltati così a caso. Hanno visto la gnocca. Ha fatto whoop whoop. Ah, ci sono altri mausolei, ok. Ah, si chiama Inquel Isle. Sì. Quindi l'isola del buon inchiostro. La cosa d'inchiostro. Ah, si distruggono, ok. Sì, sì, è rotto. Mettiamolo perché devi equipaggiarlo sempre. Grazie, prima signora. Non ce lo danno in automatico. Energy. Solo in verticale, no, solo in orizzontale. Sì, non la pescia? Fare. La pescia rompe le balle, dice, vabbè, bravo, bravo, bravi. Ora però... Ah, utile. Se, prima del coso ti dice... Comunque no, gli anziani britannici guardano gli scavi solo se la regina lo vuole. Ah, ok. Giusto. For Her Majesty. Dove mi sembra giusto. Andiamo a fare l'aereo? Andiamo a fare l'aereo. Però per prima di fare l'aereo... È una tomba, bisogna... Non lo so. Sembra la testa di un pinguino senza il resto del corpo, in realtà. Però non lo so. Devo dire la verità. Okay, per prendere i blueprint cosa bisogna fare? No, devi... Guardi, è il tutorial. Questo è il mega tutorial. Senza tutorial non ti fa andare avanti. Cioè, Praticamente mette una mano sulla cannuccia. Sì, più praticamente sì. No, l'unica cosa che devi imparare è questo, esatto. Lo shrink rende molto dodge. Più veloce. Ci fai caso. Ah, ma devi tenere premuto? Sì, se tieni premuto sei molto più veloce. Lo spari. Spari più corto, esattamente. Sì. Questa è la special. È la special dell'aereo. Però se ne ho uno solo, cosa fa? Ah, spara un... Sono full, fa la super boom. Esatto. Occhio a dove vai a colpire, perché se prendi un nemico esplode prima del boss. Vabbè, quindi sì. Devi schivare anche i nemici. Ok, e per andare avanti? Ok. Devi schivare i nemici se vuoi prendere il boss in faccia. Pipiripi, pipiripiripiripiripiripi. E non abbiamo preso il tempo. Ah, però ci dice quanto tempo abbiamo. Sì, no, c'è OBS. Oh, porca troia. Stavo guardando il tempo. Ho visto che c'era una A. Panata. No, giù. Porco. Sì, ah, torna indietro. Dimenticavo di dirti. Torna in re. Ehi, cara. Ok, scorna.
Si devono avere un pochino, un po' più di... Devono sicuramente... Aia. Devo avere sicuramente un pochino più di vita, perché sennò finirebbe molto prima. Oh, porco, porco, porco. Schivato. Oh, sono nato un coglione, sei morto in cima. Sono andato a morire in cima, sono proprio un grande. Ah, si possono rompere quegli affari. Ciao. Boom. Questa è la busta. Ok. Davvero? Porca stavi credendo quando ho detto l'Aragosta? No, perché hai detto serio, poi hai detto ma non esiste. Beh, ah sì, hai detto una stronzata. Pipiri. Ma solo questa fase è l'altra? Sono tre fasi. Hai a tipo 4, a 4 segnetto di Akalia nei turni K2, credo. Se non ero. Ehi, terzo Perry. Okay. Bomba! Schivamoli tutti. Da sotto! Via. Okay. Ti fai danno quando ci stai? No. No. E diventa la luna. Diventa la luna, ti porta la fortuna. La minchia, ho sbagliato il Perry, va bene. Ecco, il problema sono questi. Sì. Devi triggerarli in maniera intelligente, andando avanti. Devi rimanere andare sempre avanti, mai tornare indietro. C'era qualcuno che diceva sempre avanti, ma non diciamo che... Sì, no, infatti, no. It's on. Seguite il consiglio, ma non quello che... Cioè, predicava bene, ma adesso andava male, ecco. Molto male, molto male. Ho preso molti danni. Ok, bisogna No, stupido me. Ho rischiato di fare... Toro di nuovo. Sì, è tipo vergine, cioè vergine, gemelli, toro, vacca e vacca. Spazzolino da denti, credo. Se non erro. Il segno dello spazzolino da denti devo dire che mi interessa. Carino. È nella terza casa. Perriami! Thank you! È nella terza casa a destra, in bagno, okay. Di solito. Nella terza casa a destra in bagno. Lo spazzolino da tenda da denti, che cosa? A differenza dello spazzolino da tennis che tieni. Ah, famoso spazzolino da tennis, sì, okay. Sì. Che tieni? Dove lo tieni il spazzolino da tennis? In campo. A bordo campo, vorrei dire. Il danno più stupido della storia di Cuphead. Oh, hai fatto la brasella. Due braselle, non ce la faccio. No. Devo dire, le sezioni con l'aeroplanino sono quelle che prendo più pattoni. Sì, non so. Non sono. Sono molto bassi. Ah, sì, ho pariato le stelline. No! Ho pariato le stelline. No. È un problema. Le stelline sono un dito nel culo. Quanto. Dai, su. Dammi la specie. Meno male che c'è un minimo di invincibilità. Ma... Sì, se no prenderesti pattoni. Sì, ma non così tanta. Devi levarti dalle balle molto velocemente, perché sennò. Fa una faccia. Bella. Sexy. Sì, molto sexy. Ehi. Oh, già? Oh. No! Sei andato indietro. Perché l'ho vista lì vicino e ho detto no, devo fare qualcosa. Panic at the Disco. Esatto, molto. It's on! Poi c'è You're Up! Ok. Ogni volta te ne dice una diversa, bellissimo. Questo è? Toro. Ok. Ma perché lo sapevi o perché hai tirato a indovinare? Sapevo. Ah, perché l'ho visto prima ed era Toro. Quindi... Ah, ok. Meno che non siano stronzi e cambino così. No, stavolta sono gemelli. Ma scusa, ma è segni zodiacali. Non frega un cazzo dei segni zodiacali. Deciso io. Non quello spara 50 proiettili. Trella. Che questo spara un per. Vabbè, non importa. Nel dubbio. No, bastardo! Stavolta l'ha fatta verso il basso. Di solito vola sempre verso l'alto là. It's on. E ciao. Hai il tempo per perrarmi. Ah, ok. Mi era anche accorto. Però troppo. Ok. Questo. Sì. Questo c'è, nel senso. È esattamente come i Tlibs. Devi capire da che parte parte e sì, poi faccio. Cioè, esatto. Io però sempre pattoni sistematicamente. Se ti parte a un centimetro dalla faccia, sei del gatto. Però. Porco due. Ce n'è ancora uno? Potevate metterlo, nel frattempo. Ah. Non così, eh. Occhio, schivala. Ah! Pensavo non si potesse schiantare. Oh. Il doppio perde anche in questo caso. Right in the Dark Souls.
Riot in DS. No! Quanta vita hai, signora? Ne ha troppa. Anche perché poi c'è ancora la... c'è ancora l'adorabile ultima... l'adorabile luna. L'ultima fase. Bla bla bla. Ci sono già partire... Dai, vai, nel dubbio vacci dentro. Bumba! No, davvero? No, sono un cretino. Me lo merito. Oh, porca zozza. Perché non bisogna preoccuparsi di lei? Lei non fa un cazzo. No, sì, solo lei ti guarda, sono le stelle il problema. Tra l'altro, da dove cazzo escono le... Di cosa? Gli UFO. Non penso di evochi lei. No, non capisco. Se li escono dalla luna oppure no, comunque... Cioè, batti 5. Costrai. Sì, sì, benissimo. 2 minuti e 02. No, va bene. Ma pattonza, cioè, miseria. Messo di meno? Secondi. Di lo stesso. Guarda che... Ragazzi. Onesto. Basta fare Perry su per mettere la palla. Ma tutto sì, bello. Tutto cazzo. Bene. Yeah. Hey, guarda che sono felici. Cambiano anche gli occhi da quanto sono felici. In realtà Hilda non sono... Berg si chiamava. Ci sta. Oh mio Dio. Gioco di parole non da poco, devo dire. Perché hanno gli occhi diversi in questa schermata? Perché non sono gli stessi occhi nostri? Sono più piccoli. Perché sono perché da lontano, dici? Threat of Trouble. Possiamo fare ancora questo? Sì, ci stiamo. Perché facciamo la prima. Questa. Oh, minchia. Io questo ci ho messo quasi una live per farlo. Quindi bene. Andy Game. No, è vero. Ero tipo a fine... Era a fine sessione... E ho succato. Ah, non duro, si può. Si può, però. Cioè, in teoria si può anche prenderli da sotto. Cioè, non è impossibile prenderli da sotto. Però. Perché? È un casino. E soprattutto perché. Perché sono un coglione. Ma oltre a quello. Ah, minchia, però il dash invisibile. Secondo me il dash invisibile è carino contro i boss, ma. È questo. Il grosso problema è questo qua. Che se sbagli. Ciao. Ce l'hai in. Sì, devi ricominciare. Se vuoi tutte. Se le vuoi tutte, devi ricominciare. C'è poco da fare. Io lo terrei, fossi in te quello. Oh no! Sei morto? No, sono vivo. Non ho capito perché, ma va bene, ho preso danno. Io penso positivo perché sono vivo, Occhio, perché questo il problema del run and gun è la telecamera. Maledetto me. Dove sei? No, sono indietro. Sono perché sono un coglione. No, cosa? Bene, ti avevo preso! Va bene, me lo merito perché sono un idiota. Il problema è la telecamera in questo, negli run and gun. Perché se uno parte, poi la telecamera si muove. Ma doveva essere nascosta? Sì. E io faccio così. Sì, in questo livello è favoloso questo tipo di sparo. Ti risolve un sacco di problemi. Infatti io avevo, sempre avuto questi due, ho sempre succato duro. Con questo è... Too easy. È una favola. Poi l'ultima parte non te ne frega un cazzo di sta. Ti frega che devi saltare. Però se ci arrivi con 3 punti vita è meglio che ci arrivarci con uno. Questo è poco. Cioè, io me ne sbatto dei perri, cerco di sopravvivere. Ma sì, ma cosa tenne? No, normalmente li farei, ma con un PF, sai. Sì. Ah, capì, scusa. È America. Perché siamo in America. È America. Siamo in America. Guarda, un altro nascosto, dove sono? Nascostissimi, minchia, ma stiamo morendo. Che cazzo io? L'hai visto? Platform. Right in the platform. Anche questo, sì. Ma continuano ad arrivare i nemici? Sì. Se fai alto, basso, avanti, indietro, continuano a spawnare. Tranne quelli rosa, perché sennò sei stronzo. Sì, esatto. Ecco, ora, occhio. Salta e torna indietro. Questo. Scusa? Cosa vuol dire salta? Così ti insegna. No, salta per andare a prendere quello. Ah, fa sempre così. Ricordatelo. Ah, ma parte sta palla di fuoco come salto sopra? Sì. Ok. Ah, sarà bello. Tranne che alla fine. Quanto mi piacciono i salti di questo tipo? E quello cosa ci fa lì sotto? Quello serve per. È un salvaculo? Per bellezza, un salvaculo per bellezza. Oh! Ok. Chi ha invisibile? Invisibile! Ah. Ok, questo? Tra. Occhio. Ok, bravo. Platform. Questo non importa, anche se li tocchi non importa. Ma non fanno danno? Questi no. E ora? Oh puttana galera! A me è successo, ho detto, sì, la salvezza! Boom! Proprio in faccia. Vai con l'ex. Oh, L'avevi battuto. Coglio. Io ho fatto la prima volta, davvero? No? Parto, salto. Oh sì, è l'uscita, sblam, in faccia sul nemico. Schiaccio la X nel frattempo. Sì, pariare dove non vedo è un'ottima mossa. E,
tra l'altro schiaccio la X, quindi lo colpisco, prendo danno, cado giù, muoio. Nel frattempo il boss muore e io bestemmio perché avevo finito. Quindi... No, è complesso. È molto complesso. Ma dai, ma perché? Ma perché vabbè, adesso sbaglio anche in sa? Ma non capisco. Prendi il danno però non muori. Ce la fai. Sì, ma non so perché. Ce l'ho fatta. Anch'io. Non so, capito, non l'ho fatto. Partenza ottima, direi. Sì, eh? Direi che è andata tutto molto bene. Però c'è, cioè, fra i saltini col dash, dove c'era il dash invisibile. Però non male, doppietta, eh. Tutto vai, a posto, ultimo sì. Try, perché poi teniamo sui 20 minuti gli episodi. Ah, teniamo sui 20, se sì, se no poi diventano un po'. Ah! Vabbè, in discesa l'ho preso. Se no diventano monopoli. Monopoli. Smentano monopoli e noi non finiremo mai la serie, tra l'altro. Esatto. Ok. Questo è fatta. Oh, non c'è niente. Ok. Ma quello, quello è palesemente una citazione di Woody Woodpecker. Sì, è evidente il picchio picchierello. Picchio picchio pazzerello. Porco. Mannaggia. Cos'è più sportivo di me? Tra l'altro io no, la cosa brutta è che... Sì. Oddio, ok. Tutto a po'. Questa è tua, questa la fai tu, quindi avrei capito. Ok. Cosa mi ricordo cosa stavo dicendo, perché sono andato in confusione per quel danno che ho preso prima. Picchio picchierello. Ah no, io continuo ad avere, faccio finta di niente, ma continuo ad avere il telefonino, il joypad che vibra a caso. Ah. Ma di ma al massimo, ma proprio ci dà di brutto. Ci dà di brutto. È un problema di joypad. No, mi sa che sia un pacco di gioco, ma va bene, nel senso, però non consiglierei di metterlo vicino al pacco, diciamo così. Ok. Scusa, non funziona più. Non è più. No, ho deciso che mira quelli sopra. Che sto continuando a colpire. Ci vado io, ci penso. Minchia, pino. Cioè, vedi? Ma mira quello sopra. Cioè così, Ciao, giovane. Che cazzo. Oi! Porca puttana, l'ho vista malissimo. Secret! It's a secret! Skibidabaribidabaribidibappu! Skibidabaribidibappu! Vai, vai, ma che belli asini che hanno. Vero? Potrei fare molte battute razziste, ma... Sugli alberi. Fosse un cartone della Disney, allora potrei farle con cognizione di causa, però... È vero, però hai ispirato i cartoni della Disney. Ma hai ispirato i cartoni anni 20 in generale. Sì. Non della Disney. Certo, sì. Però lo stile è molto... Oh, mamma mia, non volevo fare quello che ho fatto, però va bene. Nel senso, ho detto, facciamo il Perry. Farlo splendido. No. Facciamo il Perry, no. Anche no. Va bene, vai tu, vado io, come vuoi. Ora però problema, ora che ci penso, in due. Come cazzo lo fai questo? Vabbè, lo faccio a piotte. No, si va in contemporanea. No. Ah, de, tro. Ah, ok, arrivo. Adesso arrivo. Ma questo ancora perché vedi dov'è la piattaforma, quindi dove non vedi dov'è la piattaforma, te lo imbecchi proprio. Sì. Pronti? 3, 2, 1. No, non partire prima! Ok, perfetto. Facile. Yeah! Easy. Ecco, easy. Un po' meno... Ok. Spero che tu possa cadere... Ok. Minchia. Per un quindi, attimo ho pensato... Allora, non alla prossima, a quella dopo saltiamo. A quella dopo che arriva in fondo. Allora, non a questa, alla prossima che arriva in fondo saltiamo. Okay. Quindi ora. Via. Ciao. No. Fai tu. Più in alto. Allora, questi non si rompono. No, non si rompono. Però occhio. Però li rompe lui. Ah, sì, esatto. Che è una merda. Aspetta, guarda dove spara. Usa la ultra proprio easy. Sfondalo. Perché poi non è così complicato, Cioè, perché dura poco anche. E mo? Tranquillo, tranquillo. Ah, ritornano, ok. Tranquillo, torna. Oddio. No, ha pochissima vita. Son of bitches. Pochissima vita. Quindi? Esci, è finita. Occhio, salta da lì che è molto meglio. Esatto. Ah! Perfetto. Bravo! Bravo! Ehi. Beh, dai. Sì, in due è più facile se sai cosa stai facendo. Se sei nel panico totale, nel globale è meno, molto meno. Ho messo 10 minuti. Ok. Ma conta e ritrai, non credo che sia l'ultimo. No, è l'ultimo tentativo che ha durato 3 minuti e 40. Ci più. Tristezza. Ma cazzo tenne, è sufficiente. È sopra la mia. Allora dopo. Hai il debito a fine anno? No, ti alza la media. Va bene.
Bene, quindi per questa puntata di Cuphead è tutto, abbiamo anche 7 monete, possiamo fare spese folli. Facciamo le spese prima o dai, facciamo le spese, prima. Iniziamo subito con l'azione. Allora, potrei avere un charm alla volta, ma una rottura di balle, devo dire. Eh? Non ho capito. Avere un charm alla volta, una rottura di balle. Ah, sì. Potremmo comprarci uno sparo e un charm. Io prendo il lobber perché più avanti ci serve. Ora non credo che ci serva molto. E lo sugar me. Devo prendere il cuoricino. Honey honey, sì, va bene. Tanto magari non lo usi. Coffee! Ah, okay. Si continua a rifillare il coso, il carte. Roundabout non capisco. Il roundabout credo che faccia, vada spari avanti e poi... Deve essere un'arma del cazzo, quindi la prendo. Ok, perfetto. Ottimo. Quindi... Yeah. Quindi bene, per questa puntata di Cuphead è tutto. Ci vediamo alla prossima puntata sul canale di Mick Glitcher, che trovate qui in descrizione. E quindi ci vediamo alla prossima mentre mischiamo il latte. Alla prossima, ciao. Diventa panna così. Certo. O ricotta. Ciao.